Una fiamma al giorno, energia dell'11 di gennaio. Scegliete la vostra variante, Onice Nero, Luna, Ametista. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci l'energia dell'11 di gennaio per tutte le tre varianti. E guardate un po' che qua c'è qualcosa che è stato armonizzato e il maschile è pronto a agire. Di conseguenza, quindi il lavoro è stato fatto, ora è ora di manifestare. Quindi c'è un maschile molto ben intenzionato. Vediamo se ci danno delle specifiche su questo, se ci dicono che ci sono ancora delle difficoltà o se vanno a confermare tutto questo. Allora, ok, sì, c'è un maschile che ha compreso completamente che cosa desidera perché si è guardato dentro, quindi è pronto a agire, eh? Quindi attenzione che qui per molti ci sarà proprio uno sblocco. Sì, si è fermato. Si è ascoltato, ha guardato dentro di sé e ora è pronto a agire. Vediamo un po'. Sì, guardatelo qua, maschile, sacro, equilibrato, maturo, pronto all'azione. Vediamo un po', Luna. Ce ne sono un po' troppe, però allora intanto possiamo parlare, ecco, di situazioni d'amore che raggiungono un compimento. Ok, sì, ci sono ancora delle cose, situazioni che devono essere aggiustate in questa situazione di, può essere una situazione karmica che vi viene lasciata alle spalle, può essere un lavoro sulle relazioni. Ecco, c'è ancora qualcosina di cui occuparsi, però ecco, è un maschile che si sta occupando di tutto questo perché è molto molto innamorato, un maschile equilibrato e molto maturo che desidera la coppia e la vuole manifestare. Vabbè, le abbiamo prese tutte. Ma ecco, il significato è questo. Vediamo un po'. Guardate come sono importanti questi maschili che si stanno sbloccando in questo momento. Sì, c'è proprio il desiderio di creare il proprio mondo a partire da questa consapevolezza e dalla gratitudine. No, forse sono queste, né? Sì, un altro mazzo. La gratitudine che prova appunto per questo risveglio. Vediamo un po'. Sì, c'è proprio il salire di dimensione. Qua c'è qualcosa che si sblocca completamente. Vediamo un po' se riusciamo a. Sono un po' grosse queste carte, ma noi le mettiamo lo stesso. Ok, quindi ci vorrà un attimo prima che agisca, ma questo movimento avverrà perché il maschile è quasi pronto. Ecco, questa carta mi rallenta un pochino i tempi, però il significato è sempre lo stesso, eh? Quindi c'è un pochino ancora da aspettare, ma ecco, il cambiamento è molto vicino. Poi ognuno, come dico sempre, decide in base alle sue paure, in base alle sue scelte, il tempo, eh? Quindi il tempo dipende un po' da ognuno. Allora, sì, qua c'è qualche cosa che deve essere lasciato alle spalle. Qua c'è un femminile che si deve lasciare ancora alle spalle un passato, ancora a cui è ancora un po' attaccata, eh? Quindi è necessario proprio fare ancora un po' di lavoro di distacco, di ascolto delle emozioni. Ecco, sì, c'è una guarigione del cuore, una mente che deve essere quietata. Fate un respiro profondo e occupatevi ancora di queste ferite perché è necessario per potervi sbloccare. Vediamo un po'. Sono un po' troppe, ecco quella lì che mi è caduta. Vediamo un po', sono due. Sì, mi stanno dicendo che però siete sulla strada giusta. Ecco, arrendetevi all'universo, quindi ecco, fate il vostro lavoro e vedrete che i risultati non tarderanno a venire, anche se ovviamente non bisogna farlo per i risultati, ma bisogna farlo semplicemente proprio per amore di se stessi. Però i risultati comunque arrivano. E sì, completate, portate a compimento questo viaggio interiore perché così potrà cominciare qualcosa di nuovo.